Ok, facciamo oggi qualche esercizio sulle liste. L'insieme dei punti del piano P da cui somma delle distanze da A e da B di A più di B sia 10. Giusto che tipo di figura geometrica è? Questo dito è sulla lavagna, è un ellisse. Disegniamo intanto i due punti A e B. 1, 2, 3, 4. Quindi A è questa e B A è no, scusate, il contrario, ho sbagliato, uno sull'asse verticale. Insomma, delle distanze sia data 10. D'accordo? Osservate che la somma delle distanze deve essere più grande della distanza di A da B, se no non ne trovo nessuna. Ok? Ricordate il discorso della cordicella. Se ho una corda più corta della distanza AB, non disegno nessuna curva. Per disegnare la parte, lei dice che la corda deve essere più lunga, e qui A, B vale 8. Allora, tutto chiaro? I punti P che stanno sulla parabola avranno coordinate X, Y, generica. Sono le nostre incognite. Poi, la distanza di P dal punto A, per moltiplicarla, vale differenza dell'ascissa al quadrato più differenza delle ordinate al quadrato. P ascissa x meno A ascissa 0 più l'ordinata di P che è y meno quella di A che è meno 4 meno meno 4 fa più 4 al quadrato. Ok? Qui P B ovviamente vale la differenza delle ascisse, anche l'ascissa di B è 0, mentre l'ordinata di B è più 4, quindi ho y meno 4. D'accordo? Detto questo, la richiesta che la somma delle distanze sia 10, PA più PB, si traduce in un'equazione dove al posto di PA e di PB scrivo quello che ho appena scritto. Il meno 0 lo lascio stare, x meno 0 alla seconda più x alla seconda più y più 4 alla seconda più
Questa è la mia equazione. E per sapere che tipo di curva è, devo manipolarla un pochino. Ok? In particolare questa equazione è irrazionale perché ha l'incognito sotto radice. Toglieremo le radici per far diventare razionale. Poi semplifico all'interno, svolgo i quadrati per togliere le parentesi. Seconda più y seconda più 8y più 16 da prima, y seconda più y seconda più anzi meno 8y più 16 uguale a 10. Questo è un meno, scusate, che non si vede bene. Una possibilità per togliere la radice è di elevare il quadrato a destra e a sinistra. Mi rimane comunque una radice perché ho il doppio prodotto. Ok? E conviene, calcoli sono più semplici, se sposto una delle due radici a destra, in modo tale da non avere un doppio prodotto con il prodotto di due radici. Quindi scriviamo così. E poi la mia quadrata. Ok? E ottengo. A sinistra si chiarisce semplicemente la radice. E a destra ho 10 alla seconda che è 100 più il quadrato della radice è sufficiente che io tolga la radice e poi meno il doppio prodotto, quindi 20 radice di secondo me è molto inutile. Quadrato del primo e del secondo del proprio prodotto 2 per 10 per la radice. Grazie. Dimmi. Ma non si poteva magari, dato che c'era 8y meno 8y, non toglierli e poi... Ma ci sono tolto sotto radice. La radice della somma non è la somma delle radici. Posso semplificare questi due? Questo e questo non sono semplificabili perché sono entrambi sotto radici diverse. Non sono sotto la stessa radice. Semplifichiamo già qualcosa. X alla seconda è a destra e a sinistra, X alla seconda è a destra e a sinistra e 16 è a destra e anche a sinistra. Ok? A sinistra mi rimane 8y è uguale 100 meno 8y meno 20 radice di x alla seconda più y alla seconda meno 8y più 16. Porto l'8y a sinistra e ho 16y, prego. Scusi, quel meno prima del 20 è ripetuto perché... Sì, perché è meno e meno, certo, perché continua. Ma serve che sono due mesi prima, c'è sempre più 20? No, questo serve a ricordarmi che questo continua sotto. Ah, ok. È lo stesso segno. Posso dividere tutto per 4
estendo. Y è uguale a 25 meno 5 radice di qui devo elevare il quadrato ancora una volta perché rimane la radice e affinché la radice sparisca del tutto è necessario che ci sia o di qua o di là dell'uguale solo la radice, nessun altro termine, sennò i doppi prodotti che mi fanno rimanere la radice. Quindi sposto la radice a sinistra e 4y a destra. Ok? Ancora dividere per 5 per avere numeri un po' più piccoli, forse conviene. Andiamo al quadrato. Seconda meno 8y più 16 uguale 25 più 16 25 y alla seconda meno 8y. Detto questo, i 2 8y posso cancellarli. Ditemi se sono troppo veloce. Torno indietro? No, no, cioè, ho perso un pezzo. Però prima dove è spostato il secondo 8y? Prego? Il meno 8y dopo il 16-25 si misura la seconda 2. Questo? Sì. Dopo il prodotto? 2 per 5 per 4 quinti fa 8. Detto questo, vado? Sì. Dopo rivediamo se volete, non c'è problema. Ma ripeto, mi rimane x alla seconda, y alla seconda, più 16 a sinistra, 25, più 16 25esimi, x alla seconda a destra. Porto y alla seconda a sinistra e 16 a destra. E ottengo y alla seconda meno 16 25esimi fa 25 meno 16 che è 9 25esimi y alla seconda è uguale 25 meno 16 9. Qui posso dividere tutto per 9 e ottengo x alla seconda fratto 9 più x alla seconda fratto 25 uguale a 1. E questa, udite udite, è l'equazione di un'ellisse, perché è del tipo x alla seconda su a alla seconda più x alla seconda su b alla seconda è uguale a 1. Qui b, che è 5, è maggiore di A che è 3, i fuochi sono sull'asse verticale, l'asse dell'ellissima. Il semiasse orizzontale vale dal confronto A vale 3, perché se A alla seconda è 9, A vale 3, B alla seconda è 25,
A e B vale 5. Ripeto. La seconda più la seconda su 25 uguale a 1. Se la confronto con la seconda su A seconda più, ottengo che A seconda è 9, quindi A è 3, B la seconda è 25, quindi B è 5, B è maggiore di A, quindi i fuochi appartengono all'asse insida. Se mi asse maggiore è quello verticale e C vale radice di B quadro meno A quadro, cioè 25 meno 16 radice di 9, cioè 3. No, viene 9, scusate, che è 16. E quindi giusto è 4. Cioè è coerente con la partenza, perché ricordiamo sono 4 e meno 4. E C, e l'eccentricità vale C, che è 4, diviso B, che è 5, 4 quinti. Quindi disegniamo le disse. La ripeto. A e B, che sono i due fuochi, stanno in 1, 2, 3, 4. Poi se mi asse maggiore è 5, quindi 5 meno 5, e se mi asse minore è 3, 3 meno 3, le disse è schiacciata orizzontalmente e passa per 1, 2, 3 e 4 punti, che sono i vertici. E l'eccentricità che vale B, anzi scusate, C su B, C è 4, B è 5, 4 punti. Facciamo come al solito la verifica con GeoGebra. Vediamo se abbiamo fatto i calcoli giusti, ma il fatto che i fuochi coincidono con B e C lo conferma. Devo tornare indietro? No, io non ho capito l'equazione. Cioè, no. Questa? Sì. Io non ho capito perché. Nel terzo passaggio sono stato in 20. Chiamano prodotti notevoli. Questo viene da 2 volte 10 per 1, che fa? Ergo? Doppio prodotto, 2 volte il primo per il secondo. Se levo questo alla seconda, ho quadrato di questo, che è 100, quadrato di questo, la radice va via, e il doppio prodotto, 2 per 10 per la radice, fa 20 radice 10, eccetera, eccetera. Te lo dico subito. Ma questo prodotto non fatto per togliere la radice? No. Sì, infatti per togliere questa. Non puoi toglierle entrambe. Una ti rimane. Devi fare un altro quadrato. Che sia a destra o a sinistra rimane comunque in me. Quindi devi arrivare al quadrato 2 volte. I vertici, che sono questi punti,
sono i punti in cui dell'X incontra l'asse delle X o delle Y, ok? Se l'equazione, allora vai, l'equazione dell'ellisse è x alla seconda su a alla seconda più x alla seconda su b alla seconda è uguale a 1. Se voglio i due vertici sull'asse delle x, devo metterla a sistema con y uguale a 0. I vertici sull'asse delle x, questi due hanno ordinata nulla. Quindi al posto di y ho 0 e ottengo x alla seconda fratto a alla seconda uguale a 1, cioè x alla seconda è uguale ad a alla seconda, cioè x è uguale a più o meno a. Quindi i due vertici hanno coordinate meno a 0 a 0. Se invece mi interessano i vertici con l'asse, l'intersezione con l'asse verticale, devo mettere a sistema l'equazione dell'ellisse con y, con x uguale a 0. L'asse delle y è x uguale a 0 e ottengo x alla seconda su b alla seconda uguale a 1, cioè x alla seconda uguale a b alla seconda, x uguale a più o meno b. E quindi questo ha 0b e l'altro vertice ha 0 meno b. Ok? Mostro assi con l'asse delle ascisse e con l'asse delle ordinate. Allora quindi i due punti sull'asse X sono meno 3 e 3. Certo, e quindi sull'asse X sono 0, 5 e 0, meno 5. Attenzione a non confonderli con i fuochi. D'accordo? Scriviamo l'equazione delle ellisse. Anzi, prima, come diceva il testo, i due punti A e B, che sono 0 meno 4, eccolo qua sotto, e 0, 4, ok? Poi abbiamo trovato che l'equazione della nostra ellisse è x alla seconda diviso 9 più y alla seconda su 25, mi pare, sì, 25 uguale a 1. Ecco le liste e troviamo i vertici intersecando, se ci riesco, l'altra volta mi davo difficoltà, ecco, C e D, 3 e meno 3 e sempre intersecando l'ellisse con l'asse verticale, che sembra facile, ma eccoli qua, ed F 5 meno 5, d'accordo? Poi prendiamo un punto qualunque sull'ellisse, pensiamolo qui, G, e costruiamo i segmenti GB e GA, anzi meglio ancora le distanze, eccolo, meglio i segmenti
si chiama lunghezza A e B. Se adesso sommo A e B, allora AGB, AGB è la somma del segmento A piccolo più B piccolo e deve darmi Eureka. E se sposto G, mi sembra 10. È proprio le liste che cercavamo. E il risultato è jubilata. Ok? Tutto chiaro? Se, attenzione, se il segnale è maggiore quello orizzontale, l'unica differenza è che l'ellisse ha i fuochi sull'asse delle x. Se fosse stato x alla seconda diviso 25 più x alla seconda diviso 9, cioè se 25 dopo sono stati scambiati, allora l'asse maggiore è quello orizzontale, i fuochi sono sull'asse delle x, sarebbero stati non 0, 4, 0, meno 4, ma 4, 0 e meno 4, 0. E per calcolare la geometricità avrei fatto non B, ma A, cioè sempre segnasse distanza focale C, diviso segnasse maggiore, che può essere A, se i fuochi sono sull'asse orizzontale, o B, se i fuochi sono sull'asse verticale. D'accordo? Tutto chiaro? Vediamo se riusciamo a fare un altro esercizio più veloce. Supponiamo stavolta di avere già l'equazione dell'ellisse x alla seconda fratto 25 più x alla seconda fratto 4 uguale a 1. Questa è un'equazione di un'ellisse perché è di secondo grado, il termine x alla seconda e y alla seconda hanno coefficienti dello stesso segno, tutti e due sono più, ma di valore diverso, uno è un 25esimo, l'altro è un quarto. E a destra c'è il segno più. D'accordo? Quindi la confronto con x alla seconda su a alla seconda più x alla seconda su b alla seconda è uguale a 1. E ottengo che a alla seconda vale 25. Quindi a vale 5. B alla seconda vale 4, quindi B vale 2. Perché qui prende solo 5 e non anche meno 5? Anche il quadrato di meno 5 fa 25. Perché butto via quello col meno? Vi ho imbrogliato? O me ne sono dimenticato? È curioso che io sia qui che qui tengo sempre segni più. È perversione o c'è un motivo solo? Qual è? Cosa sono A e B? Come si chiama A? Qual è il suo nome e cognome? A è un? Un semiasse è una distanza, la lunghezza di un segmento, le lunghezze non sono mai negative. A in quanto lunghezza non può essere negativa, quindi tengo solo il valore positivo, più, idem per B. Qui ho A
che è più grande di B, quindi i fuochi stanno sull'asse delle X o sull'asse delle Y? X. Sull'asse delle X. Calcolo C come la radice di semiasse maggiore al quadrato, quindi A al quadrato meno B alla seconda, che fa 25 meno 4, radice di 21. L'eccentricità è radice di 21 quinti. E quindi la nostra ellisse ha questo grafico, i vertici, vi ricordate, A meno A, B meno B, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, meno 2. Passa per 2 meno 2 e 5 meno 5. Quindi è grosso modo così. Sembra più un'anguria che non un'ellisse, ma poteva andare peggio. Dai. E qui il grafico è fatto. Per sapere le posizioni dei fuochi, radice di 21 è un po' meno di 5, sarà 4,6, 4,7, quindi sono più o meno qua i fuochi. Vorrei che riuscissimo a vedere anche il prossimo esercizio. Di avere questa equazione. Quattro x alla seconda più 9 x alla seconda uguale a 36. Questa è un'ellisse. Sì, no, non so. Certo, perché? Perché ne ha tutte le caratteristiche. C'è x alla seconda, c'è x alla seconda, i loro coefficienti hanno sì valore diverso ma lo stesso segno, che è positivo, e a destra c'è un numero positivo. D'accordo, non è 1, ma posso dividere per 36 e ottengo 1. Se lo faccio, l'equazione diventa 36 diviso 4 che fa 9, meno male. 36 diviso 9 che fa 4 uguale. Quindi A alla seconda vale, se confronto con l'equazione dell'ellisse, alla seconda vale 9, quindi A è 3, B alla seconda è 4, di B è 2. E i vertici sono sull'asse delle x, 3 meno 3, sull'asse delle y, 2 meno 2. I fuochi stanno sull'asse delle x o sull'asse delle y? Sull'asse delle x, perché l'asse semiasse maggiore è quello orizzontale. Chilometro più, chilometro meno,
questa è la nostra ellisse. Ok? E questa? Questa è un'ellisse? Sì, perché? Perché mi sono detto per meno 1. Per meno 10? Per meno 10, sì. Tutti i coefficienti hanno lo stesso segno, quindi se divido per meno 10 a destra o 1, e i coefficienti di x quadro e di y quadro sono entrambi positivi, che è quello che devono essere, perché altrimenti non potrebbero mai essere a alla seconda o b alla seconda, che sono quadrati. Ok? Provate a fare a casa questo esempio, disegnare le ellissi. Sta per suonare, ci fermiamo qua.